Con l'apertura di Expo 2015, i sindacati confederali di Milano hanno lanciato una raccolta fondi a favore delle popolazioni nepalesi colpite dal terremoto. Una teca per le offerte è stata posta all'ingresso del padiglione del Nepal, che a causa dei ritardi dovuti al sisma non è ancora del tutto agibile. Quasi tutti gli artigiani e gli operai nepalesi che stavano costruendo il padiglione sono infatti rientrati in patria dopo il terremoto e a loro sono subentrati i lavoratori di imprese italiane. In poco meno di un mese la solidarietà per il Nepal è stata veramente importante a Expo. Abbiamo raccolto più di 140.000 euro. È una solidarietà che si trasforma veramente in cose materiali. Anche i lavoratori bergamaschi, in solidarietà con i lavoratori del Nepal, hanno contribuito a terminare lo stand, il percorso del padiglione del Nepal. Non è sufficiente. Noi speriamo che il Nepal, e per questo facciamo un appello anche ai sindacati internazionali, che Nepal possa partecipare in proprio a questo grande evento che è Expo. Devono avere l'opportunità di presentare la propria nazione, di presentare il meglio che questa nazione può far vedere al mondo. Non è sufficiente avere solamente un padiglione, bisogna che i nepalesi ci siano anche fisicamente. Noi auspichiamo che questi soldi possano servire sia alla ricostruzione del Nepal, ma possano anche ricostruire quell'immagine di questo Nepal così importante per la cultura mondiale, per la cultura dell'umanità.